quello todavía es quello una busta. Allora, il mio negozio, che si chiama La Tradizione, ha aperto nel 1982. Viene aperto come un negozio, diciamo, una bottega di quartiere, come si suol dire in italiano, di vicinato, e piano piano si è trasformato dagli anni in un angolo per i gourmet. Infatti abbiamo all'interno del negozio oltre 400 tipologie di formaggi, 300 tipologie di salumi, prosciutti tagliati a mano da tutta Italia, anche dalla Spagna. E poi abbiamo tra l'altro una cantina dove mettiamo a stagionare e ad affinare i formaggi. Più cliente americano o italiano? E soprattutto italiani, però naturalmente avendo la vicinanza col Vaticano ci sono anche tanti stranieri americani, però per lo più italiani. I formaggi più richiesti sicuramente in primis c'è il parmigiano reggiano, la ricotta di pecora in Roma, a Roma la ricotta fatta con latte di pecora è un formaggio tipico romano, quindi anche la ricotta. E poi comunque sono più grandi i formaggi cremosi, delicati, piacevoli. E invece quelli più stagionati, più particolari, sono più di nicchia. Allora, in Italia sicuramente la qualità è buona, il nostro negozio ormai si è distinto negli anni, tant'è che siamo stati nominati anche in un paio di riviste importanti come tra uno dei migliori negozio di formaggi e gastronomia al mondo. E ci hanno fatto un articolo nel 97 e anche nel 2007 stavamo nella classifica dei migliori negozi al mondo. Per la scelta di formaggi, di salumi che riusciamo a inserire all'interno della nostra piccola bottega. Allora, il negozio apre nel 1540. The shop opened in 1540. It's one of the first shop like this. The name in Italy is Salumeria. Salumeria is a place where people sell before a product by the pork, made by the pork, and after also the cheese. Allora, negli ultimi anni è aumentato molto il turismo, mentre prima c'erano molti romani, ma specialmente italiani, quindi da tutte le parti d'Italia. Ora andiamo tanto con il turismo. Allora, i formaggi che vendiamo di più sono due principalmente. Uno è il parmigiano, che puoi venire a vedere qua. Abbiamo sia qui, ma è quella lì la forma. Vedete che bella sopra? Oh, wow! It's around 40 kg circa. Ma il secondo invece è il pecorino romano. Il pecorino romano is the most famous in Rome because with this you can prepare like carbonara pasta, amatriciana pasta, gricia pasta and also cacio e pepe. And the people love this. Like in the center of Rome there is a lot of this kind of shop. Mm-hmm. Not everywhere, but you can see if you walk around in the city. Like when you go out of the center, more shop is go out because in the last 20 years start to open a lot of supermarket. The supermarket have a commercial product. Yeah. And the life of the people is more fast today, and the people don't go in a special shop but prefer to go in the supermarket. But in the supermarket usually you can take only a commercial product. This is a special product that live since a lot of years, 100 years and more, and is more important for the tradition, because if you forget your tradition, you forget all,
Italy is a special country because they have a lot of tradition, like for the food, especially also for the cheese. If you go in Rome, you can take, for example, pecorino. If you go in Parma, you can take parmigiano. If you go in Sardinia, you can take another kind of cheese. And this is really important for the identity of the country. This is a pecorino. Pecorino is made by the sheep milk. Oh, grazie mille. Da quanto tempo opera al negozio? 1900. Vedi? Ecco lì, 1900. Ci sono più cliente americano o italiano? Italiani, tanti. Sì. So, anche americani. Sì, so non più turismo, più autentico. Tutte e due. Sì, quale formaggio la gente compra più? Veramente si vendono tutti, perché sono artigianali, sono non industria. Dove prendi i tuoi ingredienti? Direttamente dal produttore. So, da io, produttore, e io, basta. Oh wow! Certo! Perché è importante, perché dando sempre la qualità, lavori sempre. E va certo. E poi fai conoscere tutti i prodotti buoni. 100 anni? Sì. 122. 122 anni. 23. 23? Vuol dire tanto. Sì. Tu vuole continuare finché ce la faccio, finché ho le forze. Più altri 100 anni. Sì, grazie mille.